Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo stoico baretto di fine. Stoico. Che cazzo vuol dire stoico? Regia, mi mandi qui sotto la definizione di stoico. Grazie, regia. Stoico, persona che dimostra fortezza d'animo esemplare di fronte alla sventura e alla morte. La morte di chi però? La loro. Pokémon, Spada e Scudo, ragazzi, sono morti. Morti, sepolti, defunti, sotterrati sotto 3 metri di terra. Perché non ne parla più nessuno? Basta, sono rimasto l'unico coglione praticamente a parlare di Spada e Scudo nel baretto. Come siamo arrivati al punto che si parla più di Detective Pikachu che di Spada e Scudo? Ma voi un anno fa l'avreste mai detto? Detective Pikachu più importante dell'ottava generazione. Dove cazzo siamo finiti? Che mondo è? Comunque io ho deciso che questa cosa di Spada e Scudo morti la affronterò stoicamente, cioè non me ne frega più un cazzo. Nintendo, guarda Nintendo, fai il cazzo che vuoi, va bene, la minchia che vuoi, non mi interessa. Fai uscire il trailer ad agosto, a novembre, quando esce il gioco fai uscire anche il trailer, basta. Io in questo periodo della mia vita ho deciso che non me ne deve fregare più niente. YouTube non funziona? Sti cazzi. YouTube non mi monetizza i video? È successo veramente. Sti cazzi. Spada e Scudo, non... Game Freak è morto. Sti cazzi. Basta, lasciatemi bere il mio alcol. Perché sì, questo baretto, come avrete visto dalla community, fa tornare all'antichità, alla Clegre. E fra parentesi, ho già bevuto perché questa qua è la seconda registrazione del baretto che faccio, perché quella di prima mi faceva cagare. Quindi prima ho bevuto per Nintendo. Adesso non lo faccio più, vi metto la clip in cui avevo bevuto, ok? Così siete contenti e... Vai, fai partire la clip del baretto scartato, vai! Comunque, a parte questa cosa dello stoicismo, che io effettivamente non ne voglio più sapere nulla, io vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, tanto YouTube non li prende, però voi provateci lo stesso, poi mi fate sapere, reduci di guerra, che mettete mi piace, se ve l'ha preso oppure no. Ricordo inoltre ai ragazzi della Premiere che stanno vedendo questo video in Premiere di lasciare qui sotto un commento finito la Premiere, sennò il video muore completamente e capite che io non posso far morire il baretto è il baretto. Allora va bene, detta tutta sta merda che ho appena detto, passiamo ai cazzi miei, perché voi sapete che prima delle news nel baretto ci sono i cazzi miei. I problemi, i casini. Perché maggio è un bellissimo mese per Pokémon. Perché è un mese d'attesa. Questo baretto qua non avrà grandi news, avrà grandi attese, grandi speranze, morte, ma pur sempre grandi speranze. Però per me maggio è un mese di merda, perché da buon studente universitario, oltre a essere spettinato, ho gli esami. E quindi voi capite che avere 3 esami da dare tra maggio, giugno e luglio implicano che io prenda la critica della ragion pura di Kant, che è tanto così di libro, che praticamente è la mia faccia di libro, e studi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno meno video. Meno video vuol dire che ci saranno meno video durante il periodo delle news, in cui dovrei fare più video per fare più iscritti e cavalcare le news. Com'è ironico il mondo, vero? Va bene, detto ciò, passiamo alle news. Prima però voglio fare un gioco con voi, perché su Twitter a sto giro non vi ho chiesto delle opinioni sulla news, visto che non ce ne sono. Vi ho chiesto qual è secondo voi la cosa più importante che Pokémon ha cambiato nelle vostre vite. Alcuni di voi mi hanno scritto dei papiri allucinanti che non mi metterò a leggere qua, però ad esempio molti di voi mi hanno detto: ah sì, mi ha aperto gli occhi sulla cultura giapponese, sulla cultura orientale, mi ha avvicinato al mondo competitive, mi ha fatto capire cosa vuol dire provare una passione. Bene, sono tutte cazzate, tutte dalla prima all'ultima. Perché Pokémon, a quanto pare, vi ha cambiato molto di più. Vogliamo fare un po' di divulgazione scientifica? Divulghiamo la scienza, basta parlare di mostri giapponesi. Parliamo di scienza, di cose reali. Secondo la scienza, giocare a Pokémon ci ha cambiato il cervello. Non nel senso che siamo diventati più stupidi, cioè anche nel senso che siamo diventati più stupidi, ma abbiamo sviluppato una peculiarità cerebrale che ci permette di riconoscere i Pokémon. Siamo dei Pokédex. Viventi. Però questa cosa non la dico io al primo sciottino di vodka, la dice Nature. Voi direte, cazzo è Nature? Nature è la più grande rivista di divulgazione scientifica del mondo. Per farvi capire, io l'ho studiata al corso universitario di storia della scienza, porca puttana. Cioè la scienza mi sta dicendo che io che ho giocato a Pokémon ho sviluppato una regione del cervello che risponde solo ai Pokémon. Cosa siamo? Degli UGM? Cosa siamo? Delle bestie, una nuova specie di uomo. L'uomo Pokémonus Pokémonus. Che cazzo è? Lo scrivo nel curriculum vitae. So riconoscere tutti gli 808 Pokémon, tutti. E poi voglio vedere se non trovo lavoro
al McDonald's con gli Happy Meal che con dentro i Pokémon. No, sono competenze importanti queste. Ok, va bene, abbiamo parlato di intelligenza, di cervello, di scienza. Adesso passiamo alle cose un attimino più terra terra. Attesa per Detective Pikachu. In realtà non per tutti, perché alcuni sono riusciti a vedere l'anteprima a Cinecittà a Roma. L'anteprima del film, il 5 maggio, bellissimo. Tutti dicono che sia bellissimo. Io lo andrò a vedere l'11 maggio e penso che il prossimo paletto, se non ci saranno news di Spada e Scudo, ma adesso ci arriviamo, potrebbe essere Full Detective Pikachu, perché vi giuro è incredibile. Sono più in hype per Detective Pikachu che per Spada e Scudo. Tra l'altro io non guardo mai neanche i film di Pokémon perché sinceramente non mi interessano, essendo un po' come l'anime, ma qua ragazzi siamo in un altro mondo, c'è un altro livello di interesse. Ci sono persone che non hanno mai cagato Pokémon che se lo vanno a vedere. Questo per farvi capire che una campagna marketing fatta bene su Pokémon è possibile. Vero Spada e Scudo? Cioè, Detective Pikachu è riuscito a fare una campagna marketing massiccia senza spoilerare praticamente nulla, se non l'incipit della trama, che ci sta tutto sommato. Quella è una campagna marketing fatta bene, no? Cioè, tanti trailer, fai parlare del gioco, la gente ne parla, trailer a cui reagire. Cioè, si possono fare dei trailer senza spoilerare la Madonna e soprattutto si possono fare dei trailer, vi giuro, che non è reato. Comunque, noto, parlando con delle persone, che si sta rivelando quella che era stata la mia premonizione riguardo a Detective Pikachu. Ci sono persone che si stanno avvicinando al brand. Ci sono persone che stanno andando a vedere il film Pokémon non sapendo cos'è Pokémon. E questa, ragazzi, è una cosa fantastica perché porta nuove persone all'interno del brand. E con ciò mi sto chiedendo: ma adesso che esce Detective Pikachu, che quindi ci sono tante persone attorno a Pokémon, non sarebbe il momento di parlare un po' anche di Spada e Scudo? Prossima news. Va bene, allora, Spada e Scudo. Come vi dicevo, questa settimana sarà una settimana di snervante attesa per il brand, non solo per Detective Pikachu, ok, va bene, è lì, ma soprattutto per le news di Spada e Scudo. Perché? Perché c'è Korokoro, che l'ultima volta ci ha inculato, e perché, come vi ho detto, secondo me in questo momento il fatto che Detective Pikachu stia portando in auge il nome Pokémon potrebbe invogliare Nintendo barra Game Freak barra The Pokémon Company, tutti insieme appassionatamente, a parlare finalmente di Spada e Scudo, a sponsorizzare il titolo. Se non lo fai adesso, quando lo fai? Quando? Quando mai Pokémon tornerà ad avere un'importanza così? Mai. Tra l'altro è uscito un leak recentemente in cui venivano messi tutti i trailer di Pokémon Spada e Scudo, o perlomeno le loro date. E una data papabile era il 10 maggio. Io il 10 maggio sono in vacanza in Toscana, quindi non sarò qui per registrare video e quindi non sfrutterò le news. Guarda, è una vita di merda la mia. Cazzo, bevuta alla mia vita. Io bevo alla mia vita, che mi porta lontano dal set di registrazione quando devo registrare, cazzo. Però, sempre stoicamente, beviamo con calma. Va bene così, Nintendo. Fottimi il culo. Chiama il nero di WhatsApp, fammelo mettere nel culo dal nero di WhatsApp, Nintendo. A me sta bene così, te lo giuro. Non mi interessa. Adesso io non so se ci saranno news proprio il 10 maggio, ma è molto plausibile, visto che maggio è il mese in cui Pokémon esplode tendenzialmente, che le news arriveranno. Io incrocio le dita, ci spero, ma sinceramente, anche se non dovessero arrivare i news, va bene così. Basta, non mi interessa. Tanto ho tantissimi video da fare, e ho gli esami, quindi non mi devo concentrare sul canale. Tra l'altro, no, io volevo riflettere anche su una cosa. Cioè, di solito l'attesa dovrebbe essere una cosa che ti carica di hype, no? Cioè, tu devi dire, wow, minchia, l'attesa, finalmente arrivano. Invece, io sono scoglionato. Ve lo dico, io sono scoglionato. Cioè, i coglioni che stanno arando i campi, non ne posso più. Cioè, non mi interessa, non sono veramente disinteressato. Non voglio, cioè, è la mia, è un'attesa, ma è un'attesa depressa, capito? Leopardi. Sono leopardi. Non lo so, non mi interessa, non voglio più saperne niente. C'ho l'hype che è sotto le suole delle scarpe, calpestate da altre scarpe. È una roba allucinante. Poi io non posso non bere per Verlisify, per la penso quarta volta. Quarta volta all'interno del baretto. Mi fai video? Get hype! Mettete like! Ma per cosa? Per cosa che l'ultima volta Korokoro mi ha rivelato gli starter? Gli starter. Mi ha rivelato la mossa di acciaio senza nome. Perché mi dovrei hypare per Korokoro? Devo bestemmiare per Korokoro, quello sì. E bere, soprattutto bere stoicamente, perché sotto sotto ormai va bene così. Va bene così. Oh, la versiamo pure con la sinistra. Forse era meglio non versarla con la sinistra. Beh, sono un coglione, no? Dicevo, beviamo per Verlisify. Alla salute Verlisify. Ho lavato tutto, che schifo.
fatemi andare a pulire sta merda per piacere. Allora, siccome voglio essere sempre originale, perché io sono uno youtuber very original, io mentre pulisco tipo tutto, vi saluto, io vi invito a lasciare un mi piace per chiamarmi, per darmi i soldi per comprare qualcuno che mi pulisca a casa. Un mi piace, un commento qui sotto, un'iscrizione al canale. Io penso di aver pulito tutto, adesso vediamo se riesco a fare. Ho centrato una luce. Mi sa che, a parte che devo rigirare la luce, ma non ce l'ho fatto, ok? Dicevo, lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, perché il baretto è finito, nel caso non ve ne foste accorti. Vi invito come al solito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale, per sapere se rovescio altro alcol, se spacco le luci, insomma tutte queste cose qua, che non posso fare un video ogni volta che spacco qualcosa. Inoltre la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. Vabbè, non so neanche fare la battuta. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. E comunque non ho finito di pulire per un cazzo, è tutto sporco.